Ciao a tutti, Homebrewers! Nel video di oggi assaggeremo la Tropic Thunder, una birra fermentata con lattobacilli con l'aggiunta di mango, frutto della passione e pesca. Questa birra è prodotta dal birrificio svedese Dag, non so come si pronuncia, in collaborazione con Stillwater. Ho assaggiato birre sia dell'uno che dell'altro produttore e devo dire che non sono niente male. Stappiamola subito e vediamo che cosa succede. La birra si presenta di un bel giallo, è molto torbida e ha una schiuma praticamente evanescente, ma questa cosa potevamo aspettarcela dato la presenza di lattobacilli. Al naso si sente principalmente pesca e frutti esotici. Sembra di annusare una macedonia e la cosa non mi dispiace affatto. Ora, immaginate che sia estate, fa caldo e voi avete voglia di un solero, ma avete vergogna a leccarlo in pubblico. Maliziosi! Quindi cosa fate? Prendete il solero, lo mettete in un bicchiere e lasciate che si sciolga. Questo è esattamente quello che ho provato al primo assaggio di questa birra. Scherzi a parte, in questa birra ci sono note tropicali ovunque e si riesce a percepire anche una leggera asprezza dovuta alla fermentazione lattica. Si tratta di una birra semplicissima da bere, ma al contempo è molto rinfrescante e soprattutto divertente. Forse non è proprio adatta al periodo invernale, però avevo tanta voglia di girare questo video e quindi l'ho fatto lo stesso. Forse è un pochettino troppo watery per i miei gusti, ma non è una cosa eccessiva. La carbonazione non è tanto spinta e si beve con un'estrema facilità. Chissà se tutti questi lattobacilli facciano bene anche al pancino. Questa è la classica domanda che mi faccio ogni volta che puntualmente prendo una birra selvaggia. Sono felice di notare che questa nuova playlist sta attirando la vostra attenzione. In molti, infatti, mi avete lasciato un commento oppure inviato una mail per suggerirmi la prossima birra da assaggiare. Io cercherò di accontentare tutti, anche se alcune richieste sono un po' difficili, data la scarsa reperibilità di alcune birre. Voi però continuate con le vostre proposte e io cercherò di fare il possibile. Commentate, commentate! Ciao, alla prossima!